Juve prova a riposizionarsi con il rimpallo che viene vinto da Koulibaly, triplo rimpallo, Koulibaly ancora, arriva Kostic, Kostic al traversone in mezzo, attenzione, colpo di testa, la rete, ha segnato la Juventus, ha segnato il 51esimo, Gleison Bremer riapre la partita, arriva in rincorsa e rimette la Juve in carreggiata, Gleison Bremer, 1-2, bravo Kostic ad andare a prendersela, terzo assist consecutivo tra campionato e Champions League, siamo tornati in corsa. Amrabat il tiro, Perin, parata strepitosa di Mattia Perin che la va a mettere in calcio d'angolo, destro secco di Amrabat, parata sontuosa dell'estremo difensore della Juve, non aveva mai calciato in questa partita e più volte aveva avuto la palla buona. Traversone in mezzo, attenzione, colpo di testa, la palla in rete, Milik, la Juventus è in vantaggio, Arkadiusz Milik, è una sentenza, terzo gol con la maglia bianconera, gli hanno annullato il gol contro la Salernitana, ci mette 4 minuti per riprendere il feeling con il gol, sempre in quella porta, Arkadiusz Milik, 1-0 per la Juve, palla meravigliosa di Leandro Paredes, qui lo stacco, posizione iperregolare, non ci sono storie. Corto per Kostic, Kostic pronto al traversone in mezzo di testa, McKennie, il gol della Juventus, Weston McKennie riapre la partita, 53esimo minuto, il gol di Weston McKennie, 2-1, come detto prima, bastava una palla per riaprire la partita, gran cross di Kostic al secondo assist consecutivo dopo quello di Firenze, colpo di testa perfetto di Weston McKennie, segna solamente in stadi importantissimi Weston McKennie. Danilo in diagonale, forse una spinta, tutto buono per il direttore di gara, attenzione, Neres va a ricevere, Neres, Perin sul primo palo, calcio d'angolo immenso, Mattia Perin ci sta tenendo in piedi con le sue parate, Mattia Perin calciato tra palo e portiere, David Neres, la risposta dell'estremo difensore della Juve. Per rifinire dentro il pallone per Locatelli, Locatelli si gira molto bene a cercare Quadrado, Quadrado punta la porta, Quadrado volando dal traversone, traversone teso in mezzo all'altra parte, Kostic al volo e la deviazione di Milik, la Juventus è in vantaggio, non un minuto, Arkadiusz Milik, due gol in due partite, un falco all'interno dell'area di rigore, la va a mettere dentro, al Franchi, cambiato il punteggio, Arkadiusz, Arek, Milik, 1-0 per la Juve. Rivediamo la manovra della Juve, posizione regolare di Juan Quadrado, il suo traversone in mezzo, preso al volo e poi con il corpo Arkadiusz Milik la va a mettere in porta, 1-0. E vai con dentro il pallone per Mbappé, colpo di testa, poi la conclusione, Perin, miracoloso Perin,